Sono molto contento perché direttamente da Antibes Enrico Colombi è venuto a trovarmi nel salotto delle idee. Al freddo di Milano, c'è una grande differenza. C'è un buon 5-6 gradi di differenza, sì. Perché Enrico Colombi, voi lo sapete, avete visto tra gli ebook di Simonelli Editore, quel bel ebook di memorie, Se muore un vecchio è una biblioteca che brucia. Taccuino di un ragazzo del 31 informato dei fatti, cioè, e credo che tutti i giovani dovrebbero leggerlo questo libro, ti pare? Si vede la storia attraverso la vita personale, privata di qualcuno, sì, può essere interessante. Perché attraverso gli occhi di Enrico Colombi noi vediamo praticamente tutta la più recente storia italiana, dalla seconda guerra mondiale sino ad oggi. E vediamo anche un po' di storia del giornalismo. In parte sì, quantomeno del giornalismo economico, che è quello che ho sempre fatto io e che continuo a fare tuttora. Certo, perché Enrico Colombi, se non lo sapeste, è stato un commentatore economico per tutta una serie di grandi quotidiani, dal Sole 24 Ore al Corriere della Sera, alla Stampa, eccetera, eccetera. Tra l'altro, il padre di Enrico Colombi è stato colui che ha creato il Sole 24 Ore. Che ha fondato 24 Ore, che poi si è fuso col Sole successivamente nel 70. Quindi è stato quindi abbiamo accanto veramente un pezzo della storia del giornalismo italiano, dell'editoria italiana, perché poi è pubblicato, c'era il famoso taccuino dell'azionista. Taccuino dell'azionista, abbiamo ripreso a farlo, cioè ha ripreso mio padre a farlo nel 46 dopo la guerra. E dopo la morte di mio padre, da 60 in poi, l'abbiamo fatto mio fratello ed io, e l'abbiamo fatto fino a qualche anno fa. E comunque tu non hai mollato, anche se hai compiuto i tuoi quanti? 85 anni, tu sei ancora presidente della Colombi e Cinzo. Sì, no? La società che è rimasta della nostra attività precedente di editori, che è rimasta solo un'attività di comunicazione finanziaria. Un'attività di editori che nel lontano 1945 tuo padre in fondo inventò il primo instant book della storia dell'editoria italiana, credo. E quello che ricordo, in quell'epoca avevo 14 anni e mi ricordo quello che si sentiva in casa. C'era un amico di mio padre, molto caro amico, che era Ferruccio Lanfranchi, che era cronista dell'appena nato Corriere d'Informazione e che raccontava le storie immediate relative alla fine della guerra. E aveva scritto vari articoli su Corriere d'Informazione, e con papà decisero di fare questo, allora non si chiamava Instant Book, questo libro che voleva essere, diciamo, un'anticipazione del modo di scrivere, di vedere le cose della vita, che poi fu presa dai rotocalchi. Certo, e grazie a te abbiamo appena ripubblicato proprio quello che è stato il primo instant book della storia, cioè le ultime giornate di Benito Mussolini e di Claretta Petacci, raccontate in diretta, proprio praticamente in diretta. È uscito nel 1945, sì, quindi sì. Poco dopo che erano avvenuti i fatti. Insomma. Ho ritrovato questo libretto di 60 pagine circa, in fondo a un cassetto dove avevo messo tutte le cose che riguardavano la storia di mio padre, quelle di giornalismo economico. E in mezzo a carte varie ho ritrovato questo libretto ormai ingiallito e l'ho dato all'amico Luciano, che l'ho tutto scannerizzato lentamente, eccetera, però ora è appena uscito. Anche questo io lo consiglio ai giovani, perché non so se tu sei d'accordo, ma ai miei tempi io andavo a casa e trovavo mio padre, mia madre, eccetera, che mi raccontavano le storie del tempo passato, mi davano la memoria del passato. Ho l'impressione che oggi
nessuno racconti ai propri figli quello che è accaduto prima. Anche perché quello è un passato abbastanza remoto per i giovani, perché i padri dei giovani di oggi sono stati i nostri figli. E certo, e quindi certo. C'è una generazione in più di mezzo. Certo, c'è una generazione in più. Che ci separa da questo periodo. Sì, però c'è anche un fatto, non so, ho l'impressione che i padri di oggi siano meno acculturati, diciamo, hanno di quelli che potevano essere i nostri. Hanno forse meno da raccontare, poi forse abbiamo una memoria più documentata con quello che è stato scritto, con la nascita di internet, eccetera. Certo, quindi amici miei, se volete avere la memoria dell'Italia dagli anni 40 sino ad oggi, una memoria però non quella dello storico che ha fatto, no, la memoria di chi c'era, chi ha vissuto, eccetera, non dovete fare altro che leggere due ebook. Il primo, Un vecchio che muore, una biblioteca che brucia, taccuino di un ragazzo del 31 informato dei fatti, e poi questo primo instant book dell'editoria italiana in assoluto, Le ultime giornate di Benito Mussolini e di Claretta Petacci, edito a suo tempo dall'Unione, che era la casa editrice tuo padre, sì, no? Non ha voluto usare il nome della casa editrice, che era la SASIP, ha voluto usare il nome della tipografia dove venivano stampati i libri, che era la tipografia dell'Unione che stava in cui stampava i suoi libri. Ecco, e per cui che ora trovate quindi questo testo in formato ebook, che è proprio uscito in questi giorni ed è uno dei golosini di Natale, eccetera, che potete regalare in occasione del Natale se avete dei figli, dei nipoti, eccetera. Fate loro un gran bel piacere, perché scopriranno una realtà storica che nessuno ancora gli ha raccontato. Arrivederci, grazie. Grazie a te. Arrivederci. Arrivederci.